Buongiorno, siamo qui con il presidente del Comitato della Croce Rossa con la Croce Rossa, Comitato di Saronno, Marinella Pezzoni. È stato organizzato a Saronno un evento scenico importantissimo che si terrà presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno per un progetto che adesso ci illustrerà appunto la signora Marinella per finalità, scopo appunto di questo bellissimo evento che ci sarà. A lei, grazie Marinella. Lo scopo di questa serata è raccogliere fondi per poter acquistare una nuova ambulanza. Il 118 ci obbliga in un certo senso a cambiare i mezzi ogni 4 anni, quindi noi, pur avendo dei mezzi efficienti, siamo costretti a cambiarla ogni 4 anni. Per questo motivo l'impegno di spesa è molto importante e fortunatamente abbiamo molta gente che ci vuole bene, quindi abbiamo parecchi sponsor che ci sostengono in questa nostra raccolta fondi e abbiamo anche la possibilità di avere diversi eventi che faremo nel corso sia di quest'anno che proseguiranno anche in primavera. Uno di questi eventi, il primo di questi eventi, è un balletto classico della compagnia di Liliana Cosi e di Marinè Stefanescu, che sono, come voi sapete, due artisti a livello internazionale, sono i ballerini della Scala, famosissimi, e questa che viene sabato sera, il 19 di ottobre, è la compagnia degli allievi di questi due grandissimi artisti che sono a livello internazionale. Sabato, come dicevo, sabato 19 ottobre alle ore 20 ci sarà l'inaugurazione e la presentazione della nuova ambulanza. Ah, quindi è già pronta, è È stata già già pronta. raggiunto l'obiettivo, Sì, diciamo. l'abbiamo Bene, bene. già acquistata e sarà appunto visibile alle ore 20 e ci sarà il nostro sindaco, dottor Porro, che ci accoglie e il Don Armando, Cattaneo, il Don prevosto Armando anche, Cattaneo, perfetto. il prevosto, che ci farà la benedizione di questa ambulanza. Naturalmente abbiamo invitato tantissime personalità, il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, il Prefetto di Varese, il Questore, il Comandante della Digos, il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio e dottor Tiziano Masini, che è un magistrato a cui noi ci teniamo in particolar modo, e naturalmente tantissime personalità di Croce Rossa, presidente del regionale, presidente provinciale. Speriamo che tutte queste grosse personalità Direi un parterre di arrivino. tutto rispetto. Sì, speriamo che Bene. arrivino a festeggiare con noi questo evento. Li accoglieremo sicuramente con grandissimo affetto e sarà un piacere conoscerli e offriremo loro un buffet. Dopodiché ci sarà questo spettacolo alle ore 21, ci sarà l'inizio dello spettacolo con delle musiche particolarmente belle e sarà un purpurri di balletti, quindi anche per chi non è proprio per chi non ama in particolare il balletto classico, consiglio di venire a vederlo perché è decisamente una cosa spettacolare avere qua da noi due artisti così importanti. Alla fine ci sarà un rinfresco per tutti, gentilmente offerto dal ristorante giapponese Wu, che è un nostro carissimo amico che ci sostiene tantissimo. Eh beh, direi che senza gli amici sponsor certe manifestazioni non possono No, essere sicuramente. realizzate. Ma la Grazie Croce a Rossa loro ha che tantissimi spesso amici.
grazie a loro che spesso si riesce a portare in scena a Saronno alcune cosine, ed è bellissimo anche questo che sarà un balletto classico, ma direi il galà del balletto a Saronno. Un'altra cosa che gradirei dire, il nostro intervento sarà avviato sulla web TV di Piero da Saronno, credo già da domani. Siamo ancora in tempo a chiedere ai saronnesi, che senz'altro vedranno questo filmato, questa conferenza, per poterli così sollecitarli a di corso, comprate il biglietto, che sono in distribuzione presso alcuni enti preposti alla prevendita, la cartelleria Marcos di Corso Italia, sì, la libreria Mondadori di Via Portici, la libreria Pagina 18 di Via Padremonti, sì, se non sbaglio, e poi il gazebo della Croce Rossa Italiana, che è già stato in piazza. Oppure direttamente presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Marconi. Anzi, farei un appello alle scuole di danza, perché abbiamo alcuni biglietti che sono dedicati a loro, alle bambine, alle ragazzine, e abbiamo dei biglietti ridotti proprio per far conoscere questa grandissima artista che... ne vale proprio la pena. Tra l'altro è una persona veramente molto molto deliziosa. Bene, Marinella, finiamo con un grande ringraziamento intanto, e a tutti i saronnesi e non, di correre a prendere e comprare il biglietto e di partecipare a questa bellissima serata. Il fine solo per uno scopo, come dire, di volontariato, ma è uno scopo di beneficenza, per aiutare la Croce Rossa, il Comitato Croce Rossa Italiana di Saronno a perseguire le sue finalità. Grazie ancora, e tutti quanti, mi raccomando, sabato 19 presso Giuditta Pasta di Saronno. Buona serata.